Tredicesimo pareggio stagionale per la Pistoiese, che anche contro il Gozzano ha raccolto solo un punto. Un pari amaro per la squadra di mister Pancaro, che dopo essere andata in vantaggio nel primo tempo è stata beffata nella finale. Nel mezzo ci sono state diverse occasioni gol fallite dagli arancioni ed è ancora questo il dato meno positivo, il non riuscire a finalizzare quanto creato. Tra i migliori, Terigi, che con l'assenza di Camilleri è stato chiamato a dirigere la difesa, Vitiello a centrocampo, instancabile, il capitano Valiani è andato anche vicino al gol, Gucci davanti fa tanto lavoro, si sacrifica per la squadra ma non riesce più a trovare la via della rete, per un attaccante questo inizia a pesare. Ma non dimentichiamoci il giovane portiere Salvalaggio fra i pali in sostituzione dell'infortunato Pisseri. Il suo esordio in campionato è stato più che positivo, protagonista con diverse parate, non può niente sulla rete dei padroni di casa. Sicuramente sì, siamo arrabbiati, siamo un pochino delusi, perché sicuramente questa vittoria ci avrebbe permesso di staccare loro, mandarli a 9 punti e fare un passo in avanti che sicuramente ci meritiamo. E bisogna essere più cinici, bisogna essere un pochino più cattivi sotto porta e cercare di chiudere le partite, perché sappiamo che nessuno si regala niente. Infatti si è visto oggi, loro hanno attaccato tanto il secondo tempo e alla fine hanno trovato il pareggio. La squadra si sta comportando bene in tutte le partite in fase difensiva, soprattutto partendo dagli attaccanti, fanno un ottimo lavoro, arrivando ai centrocampisti fino a noi dietro. Sì, ci difendiamo bene, ora adesso pensiamo a cercare di chiudere le partite, perché 3 punti oggi sarebbero stati vitali. È nata la bimba 4 mesi fa e il gol lo dedico a lei. No, io giudico la mia prestazione buona. Erano 3 giorni che c'era questo fatto qua, che Matteo non stava tanto bene. Sono stati 3 giorni per me bellissimi, perché sognavo sul podio da inizio campionato e la prestazione c'è stata di tutta la squadra. Peccato il gol, peccato perché potevamo portare a casa 3 punti, però sono stati bravi anche loro. No, io in quel momento sono andato a sognare, perché non ci credevo. Per me è una grandissima soddisfazione, è d'agosto che comunque aspetto questo momento. Poi ringrazio anche il mister e Matte, che sono due persone fantastiche secondo me, e anche grazie a loro che sono arrivato a giocare oggi. E quando hanno ricalciato, purtroppo avevo anche il difensore davanti e l'attaccante l'ha pure deviata e mi ha messo fuori tempo, e per me è difficile.